Buongiorno dalla Dici TV, siamo alle fonti di Mosciano Sant'Angelo che tempo fa è stato oggetto pulizia da parte dell'Associazione Culturale Radici e parte dell'opposizione del Comune di Mosciano Sant'Angelo. Siamo con il consigliere Martini Massimo per una breve intervista su Pupi e Pupare, numero 3. Prego a lei la parola. Buongiorno e grazie Berardo. Oggi sarò molto breve perché il puparo continua, è il numero 3, ce ne saranno ancora. Innanzitutto è da ribadire, poi ho una bella notizia su questo grande giornale che mi piace, poi ve la darò. L'opposizione, o meglio le liste di Nuovi Orizzonti Alternativa per Mosciano, qualche mese fa hanno pulito queste belle fonti di Mosciano, li lasciamo pulite come fosse le nostre case. Adesso Monica ha fatto una bella panoramica, dopo qualche mese ecco lo stato di abbandono, ma più vorremmo dire, se a 500 metri da dove ci troviamo andiamo a vedere la discarica di Mosciano, è orrenda. Ma passiamo al puparo, quello che ci interessa, il puparo 3. Sì. La settimana scorsa il puparo si è mosso, non è andato a mangiare alla pecora nera, ma è andata a mangiare in una casa privata verso Selvapiana, non possiamo dire chiaramente dove, preciso, non sappiamo di cosa si è parlato, non sappiamo di che e di cosa, sappiamo di alcune presenze, di un elegante BMW parcheggiato grigio davanti lì, chi portava, chi non portava, non lo so. Il puparo si sta muovendo, noi come Nuovi Orizzonti ce ne siamo accorti e comunque poi in consiglio comunale ribadirò la nostra posizione di un movimento civico e libero. Di cosa significa, perché forse molte persone, appunto il puparo, non lo ha capito, pensava veramente che si potesse andare a fare le cene carbonare e usare il nostro nome e parlare del nostro nome. Il nostro nome se ne può appropriare o parlarne solamente i componenti, i coordinatori, Luigi, Monica, i consiglieri, tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo, non le persone, i parrucconi della politica che fanno le cene carbonate. Ma, ancora più interessante, pare che questa settimana ci sia stato anche un incontro, sempre politico ovviamente, perché qualcuno qui pensa male, un incontro politico tra PD e UDC. Il PD vuole allargare i suoi consensi perché adesso ha perso i socialisti e vuole tirare dentro l'UDC. L'UDC, partito storico, lo scudo crociato, Libertas, non so se a qualcuno chi vota lo scudo sa cosa significa, ma penso proprio di sì. Adesso penso che i coordinatori locali non sappiano dove vanno a parare e che significa. Chi sono i coordinatori locali dell'UDC? Coordinatori locali rieletti poco tempo fa, Gianni Cordone e Vittorio Beltramba sono coordinatori e presidente responsabili. Quelli che avevano fatto la lista con Nuovi Orizzonti per Mosciano Sant'Angelo? Quelli che avevano fatto la lista con Nuovi Orizzonti per Mosciano e poi qualche mese dopo si erano pentiti, ma perché forse non volevano abbracciare un discorso puramente civico e libero e per Mosciano. A noi Nuovi Orizzonti, come tu mi insegni, no? Non ce ne importa di tutte queste cose, e Nuovi Orizzonti questo messaggio lo posso dare, prossimamente non farà la lista con i parrucconi, si intende i vecchi segretari bacucconi che stanno lì. Oppure se ne possono anche andare dalla sezione e mettono qualche controfigura. Gente che è stata accomodata dal partito, ha preso i posti, si è sistemata le famiglie e i figli. Poi in campagna elettorale uscirà tutto. Quindi penso che il Nuovi Orizzonti attualmente correrà da solo. O quantomeno le nostre idee molto si avvicinano a quelle di Alternativa. E quindi un discorso si potrà anche aprire, già si era aperto e era lasciato in sospeso. La PDL ha detto chiaramente di no, perché comunque per via di cose personali, diceva la coordinatrice. Io ho detto fortunatamente, perché certo che non me la sarei sentita di andare con loro. E quindi il puparo si è mosso, è andato a Selvapiana, ha messo il naso fuori. Questa riunione UDC-PD, cosa si è detto non si sa. Invito
quelli che credono veramente nello scudo crociato a diffidare da queste imitazioni, perché sono imitazioni puramente. E quindi vi ho detto il pensiero di Nuovi Orizzonti come sarà. Ma poi una notizia, io avevo il giornale qui per dirvi, cari ascoltatori, come la politica e le tessere di partito non servono più a niente. Questo è il centro di oggi, 4 marzo. Oggi c'è il congresso del PDL, si è spaccato anche il PDL a livello provinciale, con una lista che fa capo il senatore Tangredi e una lista che fa capo Emiliano Di Matteo, sostenuto dal mio amico Gatti Paolo, che attualmente è l'unico politico d'Italia che si impegna, è l'unico politico abruzzese che dà risposte alle persone sui servizi sociali, e questo la gente lo voterà indipendentemente dal partito dove lui si vada a collocare. Questi dicono che hanno fatto tesserare anche i morti, quindi è chiaro, il giornale cosa dice? Si sono tesserati pure i morti e quindi quello che noi sosteniamo da 3 anni, governo tecnico, governo Monti, i partiti che tesserano i morti, la Margherita che è tutto, la ex Margherita ha combinato tutto quel macello là, quindi i partiti non servono più a niente. Nuovo Orizzonti è uno spirito libero, libero come tutti i mocianesi. Spero che veramente sarete pronti a cambiare la prossima volta. Grazie. Buongiorno. Martini, alla prossima puntata. Ci sarà il Puparo 4, lo possiamo annunciare. Lo possiamo annunciare tranquillamente. Sì, tranquillamente, poi li smaschereremo questi buoni annulli. Aspettando il Puparo 4, buongiorno.